Primi diplomati alla LAVA, la Libera Accademia di Belle Arti Bresciana, che da 3 anni ha una sede distaccata a Torbole, nella colonia Pavese. Nel pomeriggio di ieri, alla presenza del sindaco Gianni Morandi e del direttore della scuola, è stato fatto un bilancio più che positivo dell'Accademia, grazie al legame instaurato con il territorio che ha portato allo sviluppo di alcuni progetti legati a immagine e valorizzazione della nostra zona. Gli studenti premiati sono Michele Cattani e Marco Pasquali di San Michele, Davide Filippi e Lorenzo Caprara di Rovereto, Federico Franchesan, Lorenzo Zini e Maria Pisoni di Trento, Marilena Brugnara di Lavis, Marianna Paternoster di Mezzo Lombardo, Irene Moser di Baselga di Pinè, Eleonora Pasetti di Arco ed infine Federico Rosà e Silvia Rosà di Torbole. Vediamo il servizio. L'Accademia Laba inizia quest'anno il quarto anno, ha sfornato l'anno scorso i primi diplomati. Una soddisfazione da parte del Comune aver dato spazio a questa scuola. Beh, sicuramente sì, nel senso che per noi abbiamo trovato questa scuola e abbiamo fatto i primi incontri dopo il nostro insediamento e abbiamo visto da subito che è comunque una scuola che si sta strutturando molto bene, è già un po' stretta negli spazi, quindi vuol dire che c'è molta richiesta e questo siamo anche contenti. E poi il contesto secondo noi è ottimo perché, come dicevo prima ai ragazzi, Torbole è stato luogo di soggiorno e passaggio di molti artisti. Vicino qui la Casa Beust è stata cenacolo di artisti nel passato. Però oggi noi vorremmo che questa scuola diventasse luogo natio, insomma, se così si può dire, di artisti nuovi, di giovani locali e non locali, insomma, che vedendo i lavori che ci hanno appena esposto i neodiplomati, insomma, sono lavori di ottima qualità e spaziano dal virtuale all'interior design, accessori vari, per cui credo che ci sia di tutto e soprattutto sono tutte cose fattibili, realizzabili fin da subito, mettendoli sul mercato, trovando magari sponsor o produttori, e quindi veramente sono ottimi studenti, un'ottima scuola, con ottimi lavori, insomma, e noi possiamo essere soddisfatti di averla sul nostro territorio. Ci racconti qual è stata la tua esperienza, come valuti questa scuola che hai frequentato per questi 3 anni? Allora, io sono arrivata da un istituto tecnico di geometri e completamente impreparata in questo ambito e all'inizio ero un po' spaventata perché abbiamo iniziato a fare delle materie che non conoscevo. Dopodiché i professori mi hanno aiutata a conoscere meglio questo ambito, è stata un'esperienza bellissima che rifarei altre 1100 volte, che mi ha dato un sacco di opportunità anche nel campo lavorativo, ma soprattutto ad aprire la mente nel fatto delle arti, del design e delle varie tecniche che mi hanno insegnato. La Colonia Pavese si sta rivelando forse un luogo adatto per questo tipo di accademie, di scuole un po' particolari. Potrà trovare spazio qualche altro tipo di università, di accademia in questo luogo, in questa struttura così grande? Sicuramente sì, stiamo già portando avanti dei ragionamenti per istituire un'Accademia del Turismo dico sempre e/o dello sport perché abbiamo dei contatti di vario tipo e non è detto che possano invece coesistere visti gli spazi a disposizione. Accademia, che comunque anche queste, sport o turismo, sono comunque compatibilissime con il nostro territorio e quindi col creare lavoro, nel senso che formare persone giovani che poi possono trovare lavoro ancora sul territorio nell'ambito sportivo turistico. Quindi sicuramente è un edificio che può avere in toto una destinazione di quel tipo. Quindi dall'aspetto tecnico hai scoperto la tua vena creativa. Sì, esatto, ho scoperto la mia vena creativa e creativa che non conoscevo, pensavo di avere solo questo aspetto tecnico, infatti dopo aver frequentato l'istituto di geometri pensavo di essere completamente improntata sul tecnico, sulle cifre, i numeri e questa accademia mi ha aperto la mente, mi ha fatto scoprire un lato che non conoscevo. E la tesi che hai presentato, cosa tratta? La tesi che ho presentato è una tesi in interior design, che è un ramo del design. Parla di un ostello nella zona di Arco, nell'ex oratorio di Arco,
e parla di un... noi abbiamo deciso di prendere in considerazione un ex edificio dismesso e abbiamo deciso di dare vita a questo ostello, centro sportivo polifunzionale, che comprende un centro benessere, una zona svago e una palestra arrampicata.